Chipotle. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Sono qui con Strike99. Non sono io. E chi sei tu? Emanuele. Comunque, ragazzi, in questo video, come da titolo, vi racconteremo i nostri due giorni al Comic Con. Non ti scaccolare! vi racconteremo i nostri due giorni al Comic Con. Per noi non sono stati solo due giorni di Comic Con, di fumetti, di manga, ma è stato molto di più. Quindi vi racconteremo la nostra storia. Vabbè, anche perché tanto le mie caccole sono verdi come la maglietta, non si vedono. Non si vedono, però sulla mia sì. Non ci posso credere! Siamo con Emanuele 98! Ciao, non ci posso credere! Sì, però tu non devi tenere tu la maglietta. Vai! La nomina ufficiale dopo due anni. Venga. Mamma mia! La consegna della maglietta! La consegna della maglietta! La consegna! Siamo a Napoli! Ema, togliti il caffè! È mio, ragazzi! Comunque, ragazzi, se non riusciamo a condividervi i video è perché ci sono troppe persone, quindi metteremo una bomba. Che schifo va a succedere! Ma comunque qui abbiamo il sosia Giovanni Bassi. River Bassi, vabbè, scusate. E un altro che tipi? Non ho capito. È un nome giapponese 94. È un Italian Charge, è un pesce. A posto, ragazzi, basta. Direi che la nomina è stata fatta. Adesso dobbiamo mettere solo al comico. Ecco, ci dentro. Ciao ragazzi. Tanto punto. Come lo fanno entrare a Lanfranco? In abbonamento? Sì, l'abbonamento all'INPS c'ha. Lui appena arriva la guarda, c'ha il biglietto, guarda, gli imballi. Fai vedere il tuo abbonamento, Lanfranco. Ingresso in Valdi. Ecco l'abbonamento di Lanfranco. Ingresso in Valdi, vai. Dice che glielo danno. Allora andiamo a fare aria vicino al padiglione 6, ok? A fare robe. Aria. Ambra, ce la fai a farne uno almeno? Sì, che ce la fa. Dai. Lanfra, dall'altro lato la freccia, perché è storta? Dai, vai, non prendere a lui. Signora! Fammi vedere! Lag! Signora! È laggato! Però è bello potente! C'è il problema! Ma perché? Ma dove è ammusciato sempre? Due poa! Dove? Come ti sembra questo? La Telecom non ha linee buone, Come ti sembra te questo tiro con là? Sono stato preciso nell'errore, Emanuele è un culo rotto, però va bene, dai, si può fare meglio la prossima volta, eravamo gasati. Il vincitore? Ma che Winner cane, is Emanuele. Emanuele. Emanuele il rumeno. Bene ragazzi, dopo questa giornata, Emanuele, stai scritto. Oh, dopo questa giornata di comico, dove cazzo stiamo? Al comico, andiamo! Non mi ricordo più, scusate per me questa attenzione. Ecco, saluta. Stiamo andando via. Cosa ci portiamo a casa di questa giornata? Voglio di fare...
paio di panini in meno. Un paio di palle. Sette palle. Esatto, quindi non sono palle così che uno dice oh, io porto delle palle, no, sono delle sette palle. Noi siamo sotto la pioggia. Tanta acqua. Quella sì. Io soprattutto. Un raffreddore? Io c'era raffreddato? Io già ce l'ho, se stanotte tossici non mi fai dormire t'ammazzo. Ah, ma state facciamo matrimoniale insieme. Guarda quello. Madonna, è quello, l'ho trovato Madonna. Nel treno, stava nel treno con me tre volte, l'ho preso. In che senso? Oh, oh, ho preso il treno con lui. Signori, notizia shock, tre volte l'ho preso. Da quella. Che ho sbagliato a dire. Attenzione alle pozzanghe. Poi ragazzi, detto questo, dopo aver salutato Serena. Dopo aver sentito Gemma, si è preso tre volte. Ecco. Io chiuderei qui questa giornata e ci vediamo per i prossimi retroscena per la serata a Napoli, a Casoria. E per il post giornata, cioè domani a Napoli. Passeggiata romantica a lungomare? Esatto. Ritornata. Ok. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Ciao. Siamo vista Casoria. Di là abita Emanuele. Da lì. Vista le montagne con le. Con la neve. Beh, che dire? Niente, entriamo. A fare la doccia. In bagno non vi portiamo. Però cioè, aspetta. A fare la doccia. No, basta zoomare. Già va meglio. Aspetta, ti devo far vedere un po' l'anfranco perché sennò. Oh! Vado! Ebbene sì, signori! Questo è il primo viaggio come Italian Sharks, siamo tutti riuniti qui a Casoria e devo dire che cazzo stai facendo? Come i cani, vedi che sei uno squalo, non un cane. Ah, è vero. Ragazzi, cioè, noi quando facciamo le cose le facciamo in grande. Abbiamo bloccato una sala. Ah, questa è una delle nostre scritte. Abbiamo bloccato una delle nostre scritte. Abbiamo bloccato una sala intera di una pizzeria tutta per noi. Tutta per noi. Ma speriamo che non entra nessuno. Zitto, non dirlo. Ah, scusa. Bene signori, è oggi il giro a Napoli, tutti insieme. Oggi c'ho gli occhiali da sole perché c'è un giro che spacca le pietre, deve essere sincero, cioè. Anche se spacca le pietre, piccoli. Curta l'ambrano come lo spacca. No. Gli occhiali li spacca. Dalla mano. I nostri iscritti che continuano a seguirci, aiutateci! Stalkerano! Allora smetti di buttarmi sotto le macchine, che c'è un canale da tirare avanti. Spike, vuoi dire qualcosa a questo. A questo pubblico che ci guarderà a Napoli? Che per voi due stradone sono troppe. Cioè, per voi sono poche. E beh no. È una parola è troppe e due sono poche. C'è una nostra iscritta che ci segue! Ci sta pedinando! Si aggiusta le calze, cosa stai facendo? Vai, vai! Dove stai andando? Emanuele, verso che orizzonti? Napoli, Piazza Garibaldi. Napoli, Piazza Garibaldi. Solo? Solo, poi andiamo a mangiare. C'è un verme. Andiamo a mangiare? La pizza fritta. Dopo ce ne andiamo sul lungomare a Mercellino. E del vostro mami di D che vi parla? Che schifo, Giuseppe. Con... Se volete venire a bere a Napoli, andate a Bellini. Se volete fumare, andate a Plebiscito, anzi a Gesù. A Plebiscito non so ancora che cosa si fa. Ora lo scopriremo.
Fidatemi, se ti metti ai piedi della spaglianda della chiesa, di Piazza del Plebiscito, e punti dritto a Palazzo Reale, chiudi gli occhi, non arriverai mai dritto a Palazzo Reale. Ti sembrerà sempre di essere andato su. Comunque non è possibile. È possibile, se tu pensi che sei storto. Io sono dritto! Non andrete mai da lì. C'è ragazzi.